Lavoratori socialmente utili aggregati al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e problemi di stabilizzazione. Ormai sono anni che si discute su come assicurare un futuro lavorativo a queste persone che ormai stanno imboccando quasi l'età pensionabile. Ultimo incontro a margine del convegno sul PIRAP a Vallo della Lucania. Beh, risolta non direi perché creeremo false aspettative. Diciamo che abbiamo parlato con l'assessore insieme al presidente del parco, abbiamo ritenuto di dover fare degli interventi che erano necessari per risolvere questa annosa questione. Pare che per il momento si riesca a trovare dei residui del parco che mette a disposizione un contributo da parte della regione, e quindi si partirà con queste benedette giornate lavorative che devono servire alla manutenzione della proprietà del parco, alla sentieristica e quant'altro. Con l'assessore c'è un impegno anche a fare un incontro, un tavolo regione e ministero, per fare in modo che questo posto occupazionale sia una garanzia per il futuro, cioè non ci dobbiamo trovare ogni anno a dover rincorrere questi benedetti presidenti, l'assessore, quindi fare in modo che i lavoratori abbiano la certezza di poter lavorare almeno per alcuni anni, per non parlare di stabilizzazione che è l'obiettivo a cui tendiamo. Il problema è molto più semplicemente che bisogna avviare questi lavoratori. Lo abbiamo chiesto al Presidente, sembra che nei prossimi giorni si svincolino le risorse per consentire di lavorare quest'anno, per coprire l'emergenza. Il problema strutturale si risolve con un incontro tra la Regione e il Ministero per trovare fondi che in modo strutturale e permanente restino a garantire almeno per una parte dell'anno un'occupazione stabile a questi lavoratori. Siamo confortati del lavoro finora fatto, dello sforzo che hanno fatto i lavoratori e l'organizzazione sindacale, anche a dire alla Presidenza del Parco. L'assessore stasera ci ha dato la sua disponibilità, metà risorse del Parco, metà risorse della Regione, e si andrà a risolvere il problema per quest'anno per questi lavoratori. Però resta un problema, quello di risolvere strutturalmente la questione, e allora l'assessore regionale e il presidente del parco si faranno portatori della creazione di un tavolo a livello di ministero, per cui il Ministero dell'Ambiente dovrà destinare delle risorse proprie per le proprie proprietà, finalizzando gli interventi per questi lavoratori. Poi si dovrà trovare dove la Regione potrà intervenire, questo per gli anni prossimi. Però ovviamente abbiamo proprietà e strutture della Regione in questo territorio, a Centola, a Palinuro, possono essere grandi, buone e ottime opportunità per rendere solido e costante, equilibrato e giusto anche l'intervento della Regione.